qualunque cosa si possa dire su Gesù, su quello che di lui si sa attraverso le scritture, è che sono penultime le sue notizie. La sua notizia è una notizia sospesa. Il cristianesimo aspetta la sua venuta. Noi siamo nei tempi supplementari. Gesù di Nazareth. Questo nome racchiude uno degli argomenti più controversi e affascinanti della cultura occidentale. È la materia sulla quale sono stati scritti più libri in assoluto. Una figura la cui traccia è rimasta così indelebile che non si può pensare di scrivere la storia dell'umanità senza fare i conti con la sua esistenza. Ma chi è stato Gesù di Nazareth? Era davvero il Messia? Il figlio di Dio? Tutte le epoche della nostra storia hanno provato a decifrare l'enigma di Gesù. Anche noi questa sera vogliamo provare a dargli un volto. Esiste un sacro che in quelle storie che è inestirpabile, è un sacro che sta lì dentro e che non si può togliere, insomma, non si può leggere con un occhio diverso. Nella Biblioteca Vaticana si conservano alcuni tra i documenti più significativi dell'antichità arrivati fino ai nostri giorni. Codici e papiri di valore inestimabile che per secoli hanno preservato la testimonianza di Gesù di Nazareth. Testi indispensabili per provare la sua esistenza, punto fondamentale su cui si regge tutto l'impianto della dottrina cattolica. Sono documenti preziosi, raramente accessibili al pubblico, che sono stati prelevati per noi dagli archivi della Biblioteca Vaticana. Questo è un frammento del Vangelo di San Luca e di San Giovanni. Al quinto rigo ci sono le prime parole del Padre Nostro. Della vita di Gesù ci danno conto ben 4 racconti, i Vangeli, una fonte storica incontrovertibile. Ma è vero tutto quello che raccontano? Come si tramandava allora la memoria? Bisogna immaginarsi che in quel popolo, in quel tempo, l'ascolto era un impregnante. Quelle parole che venivano dette venivano stampate come cera a caldo dentro l'orecchio. Questo è il codice B, 4 secolo, è scritto in greco, raccoglie il Nuovo e il Vecchio Testamento. Sono questi i testi con cui ricostruire la trama di una vita. La vita di Jeshua ben Joseph, ebreo, figlio di Giuseppe, un falegname e fabbro anche lui che parlava in aramaico. È nato davvero a Betlemme in una mangiatoia? Chi erano i suoi fratelli e le sue sorelle? Ha commesso errori? E poi, cosa ha fatto di così rivoluzionario? La sua storia ci è stata raccontata tante volte e in tanti modi. Questa sera, però, noi vogliamo raccontarla da un'angolazione diversa, quella del punto di vista storico. Vogliamo ricostruire, cercando di essere essenziali, la storia dell'uomo chiamato Gesù di Nazareth. Dal Vaticano, il luogo che meglio custodisce la sua memoria, parte il nostro viaggio. Un viaggio nel tempo per capire qualcosa in più della vita di Gesù di Nazareth e della traccia che la sua esistenza ha lasciato tra gli uomini. E dalla mano dei più autorevoli studiosi della materia inizieremo questa indagine con una domanda molto semplice. Che vuol dire oggi fare ricerca storica su Gesù di Nazareth? Cosa si intende quando parliamo del Gesù storico?
si dovrebbe intendere Gesù storico, Gesù riportato nel suo ambiente storico di terra, di popolo, di storia, di cultura, di lingua, di civilizzazione, e quindi con tutte le connotazioni della sua storia personale. Questo, in questo senso, ha senso parlare del Gesù storico. Quella figura concreta che ha attraversato strade, ha parlato, ha incontrato persone, ha lasciato una memoria storica attraverso i Vangeli, che è anche storia. Questa figura è Gesù di Nazaret, ed è la figura storica, concreta. Il grande problema è quello del definire i criteri scientifici in questo caso, per definirne il volto concreto secondo le coordinate tipiche della ricerca storiografica. Della ricerca storiografica di Gesù si occupano esperti di tutto il mondo. Vicino a Barcellona si trova l'abbadia di Montserrat. In questo monastero benedettino vivono e lavorano alcuni tra i più importanti specialisti di esegesi del Nuovo Testamento. Parlare del Gesù storico è parlare del carattere distintivo della fede cristiana, che non è una dottrina, non è una teoria o una proposta di vita. Si tratta piuttosto di una persona. Tornare al Gesù storico è affermare che la religione è qualcosa di vincolato a una persona. Per questo è tanto importante parlare del Gesù storico. Per conoscere meglio la persona di Gesù, bisogna misurarsi con il problema delle fonti storiche. Sono i testi, a volte antichissimi, l'unico strumento che abbiamo per tornare indietro e scoprire l'uomo e il contesto in cui è vissuto. Chi desidera studiare Gesù dal punto di vista storico si deve confrontare con il problema delle fonti. Le fonti su Gesù non sono moltissime, però sono sufficienti per poter ricavare un'immagine reale, chiara, attraente e fondata. Queste fonti devono essere trattate criticamente. Non possiamo studiarle senza gli strumenti delle scienze filologiche e storiche. I Vangeli sono la prima fonte storica su Gesù. Il materiale su di lui che abbiamo a disposizione è del primo secolo, del tempo dei Vangeli sinottici e di Giovanni, e questo ci dà un'alta fedeltà storica, poiché dai fatti narrati ai primi documenti sono passati circa 30, 40, 70 anni. Questo per la storiografia è impressionante. Per esempio, il primo manoscritto dell'Iliade è dell'VIII secolo d.C., ma l'Iliade è stata scritta nell'VIII secolo avanti Cristo, ossia 1600 anni prima. Nell'abbadia di Montserrat, i monaci custodiscono una straordinaria collezione di papiri antichi trovati in Egitto. Molti di loro provenienti da un monastero copto del secolo IV d.C. Tra le meraviglie qui custodite si trova un papiro del II secolo che contiene uno dei frammenti più antichi che si conservano del Vangelo di Matteo. È il capitolo terzo del Vangelo di Matteo, due versi. Si racconta l'episodio in cui, parlando con i discepoli, dice loro di essere chiari, che il sì sia sì e il no sia no. Insieme alla coppia di Oxford si tratta dei due più antichi frammenti di papiro del Vangelo di Matteo e dei Vangeli in generale.
tiene una lettera muy equilibrata. Hanno una scrittura equilibrata, simile, e questo ci dice che lo ha scritto uno scriba di professione. Vuol dire che uno scriba si convertì al cristianesimo e lo scrisse senza essere pagato. Oppure pagarono uno scriba per avere un Vangelo scritto bene. In questo modo non abbiamo solo un testo, ma anche il contesto di una comunità. Per secoli si è pensato ai Vangeli come opere direttamente ispirate dallo Spirito Santo, composte tutte di seguito e in perfetta armonia tra di loro. È un'idea insostenibile. Sono la principale fonte storica su Gesù di Nazareth e come tale viene considerata dalla storiografia critica attuale, che deve distinguere tra ciò che può veramente essere attribuito a Gesù e cosa invece può essere stato aggiunto dalle comunità cristiane primitive. L'esegesi storico-critica? La esegesi storico-critico analizza i testi, cercando di trovare un significato. E la prima domanda è: il testo parla di Gesù. C'è qualcosa in questo testo che sia uno sviluppo posteriore di quello che Gesù ha detto? È una domanda legittima. Quello che si dice nel Vangelo corrisponde a una logica. Se Gesù non avesse dato un impatto così profondo ai suoi discepoli, non sarebbe possibile spiegare il Vangelo. L'affidabilità della tradizione su Gesù è molto alta. Perché? Perché coloro che l'hanno trasmesso non desideravano falsificarla. Al contrario, quando io devo tramandare qualcosa che per me è molto importante, perché dovrei cambiarla? Gli autori dei Vangeli non si conoscevano tra di loro, ma in alcuni passaggi i testi sembrano identici. Per trovare una spiegazione al perché di queste affinità, è stata elaborata un'ipotesi che sostiene l'esistenza di una fonte anteriore, ormai perduta, la cosiddetta fonte Q. La fonte Q è una specie di ipotesi. La fonte Q è una sorta di ipotesi che nasce dal confronto tra il Vangelo di Matteo e quello di Luca, che in molti punti concordano. Se entrambi sono praticamente identici, è probabile che si siano serviti di una fonte comune. Quelle, fonte in tedesco, che è una raccolta di frasi di Gesù, di motti che particolarmente incisivi, che gli evangelisti hanno usato e che si ritrovano nei quattro evangelisti. I Vangeli canonici non sono l'unica fonte attendibile. C'è una testimonianza di vitale importanza per la nostra ricerca. Quella che Giuseppe Flavio, uno storico ebreo dell'epoca, ha lasciato nelle famose antichità giudaiche, il cosiddetto Testimonium Flavianum, dove l'autore parla della figura e della morte di Gesù. Flavio Josefo è un giudio. Flavio Giuseppe era un ebreo che visse all'epoca di Gesù, nel primo secolo, e che tentò di stabilire la relazione tra la fede giudaica e la più alta filosofia e l'etica greca. Il suo grande valore sta nel fatto che per ottenere questa relazione scrisse una storia. Le antichità giudaiche, e lì parlò di Gesù. Fuit autem eis dem temporibus Iesus, sapiens vir. Existió in aquellos tiempos. Esistette a quel tempo Gesù, un uomo saggio, però non so se si può chiamare uomo. Decirle hombre. Aquí no tenemos al Jesús. Qui non abbiamo il Gesù del Vangelo, ma un Gesù visto dagli occhi di un ebreo.
ebreo che non è un rabbino e pertanto non è influenzato da una certa opposizione a Gesù. E convertì molti giudei e molti gentili. Christus hic erat. Era il Cristo. Nel primo secolo, nel giudaismo, si sapeva che Gesù aveva un soprannome, Christos. Cristo. Un soprannome. Christos. Cristo. La formula Gesù Cristo non è solo una formula cristiana. Questo chiamarlo Christos, Messia, è molto importante. Lo accusarono i capi del nostro popolo e Pilato, che lo condannò alla croce. Questo testo è veramente di Flavio Giuseppe o è un'aggiunta cristiana? Riguardo a quello che dice su Gesù, è così elevato che qualcuno ha detto: questo non può essere di Flavio Giuseppe. Questa è solo un'opinione, però il testo è lì. Altre fonti, i rabbini, gli avversari di Gesù, che continuavano ad esserlo ancora dopo 100-200 anni. I rabbini, nel Talmud e nella Mishnah, non parlano molto di Gesù. C'è una sorta di silenzio su Gesù nelle fonti giudaiche, che è comprensibile perché Gesù è una domanda troppo grande per l'ebraismo. Il problema di Gesù è questo. Quello che lui diceva veniva da Dio o no? Veniva da Dio o no? Questa è la domanda dei rabbini. Il dettame su Gesù, quale deve essere? E poi abbiamo le fonti romane molto semplici, Tacito, Svetonio e Plinio. Sono tre fonti che non dicono niente di Gesù in senso stretto, però parlano di lui. Chi vuole affermare che Gesù non è esistito, dovrà spiegare perché Tacito, Svetonio e Plinio il Giovane parlano di lui. Quindi che Gesù Yeshua sia esistito è un dato storico che nessuno oggi mette in discussione. Tuttavia, l'approccio all'argomento è cambiato nel tempo. Alla fine degli anni 70 si inaugura la cosiddetta terza ricerca, nella quale si inquadrano gli studi più attuali e innovativi sul Gesù storico. Quelli che guideranno la nostra indagine. Al suo interno ci sono diverse correnti di pensiero che hanno animato il dibattito con delle novità importanti. Per esempio, hanno messo l'ebraismo di Gesù al centro della ricerca storica e per la prima volta hanno considerato come attendibili le fonti non canoniche. I Vangeli apocrifi, una trentina di testi di antiche narrazioni sulla vita di Gesù che non sono mai entrate a far parte del canone biblico. I Vangeli apocrifi contengono elementi autenticamente tradizionali, mescolati ad altre idee successive. Inoltre mostrano la ricchezza e la varietà dell'impatto di Gesù, che fu come un vulcano che provocò ogni sorta di interpretazione. Poco aggiungono, direi. Dicono più sulla storia primitiva del cristianesimo che sulla persona di Gesù. Inoltre, la terza ricerca promuove anche una particolare attenzione all'archeologia, gli elementi che hanno un legame con la terra, con il paesaggio, con il territorio, con i resti archeologici, sono molto importanti. Alla ricerca del paesaggio, del territorio e dei resti archeologici, siamo partiti per la Terra Santa, la terra di Gesù.
l'antica Galilea per cercare ciò che resta della Palestina del primo secolo, per rintracciare gli indizi che testimoniano l'esistenza storica di Gesù di Nazareth. Come sono cambiati e come si sono conservati i posti che Gesù conobbe, percorse e guardò con i propri occhi. Un lungo pellegrinaggio nei luoghi sacri, da secoli venerati dai cristiani di tutto il mondo, alla ricerca di qualche traccia che dia conto del suo passaggio tra gli uomini. A questo proposito, le scoperte archeologiche realizzate in Terra Santa sono state di vitale importanza nella ricostruzione dell'ambiente in cui visse Gesù di Nazareth. Vicino a Gerusalemme abbiamo incontrato uno dei più grandi archeologi israeliani viventi. Ha dedicato la sua vita agli scavi in Terra Santa ed è oggi il massimo esperto del Santo Sepolcro. La realtà della vita che si vede dei Vangeli e di Atti mostra infatti che loro sapevano di cosa parlano, e di questo punto di vista dico che non c'è nessun dubbio dell'esistenza di Gesù come una persona storica. Oggi non c'è nessun dubbio, ma nel passato ci sono stati degli autori che hanno negato la sua esistenza, considerandolo solo un'invenzione dei Vangeli. Per quanto riguarda i reperti archeologici, non esiste nessuna testimonianza diretta. Nel Museo archeologico di Israele si conservano alcuni ossuari dell'epoca contenenti la scritta Gesù, ma non rappresentano nessuna prova. C'è un ossuario che si chiama Gesù, l'altro Gesù figlio di Giuseppe, però c'è un altro Giuda figlio di Gesù. Ci sono vari, Gesù era un nome molto molto popolare, perciò trovare un nome come Gesù non è nessuna sorpresa. Nel 2002 è stato scoperto in Israele un ossario particolare che portava l'iscrizione in aramaico Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. Inizialmente si era pensato che l'urna appartenesse a Giacomo, il fratello grande di Gesù, ma alcuni sostengono che la seconda parte dell'iscrizione è posteriore al secondo secolo e pertanto un'aggiunta. Sarebbe stata la prova più antica della sua esistenza. Gli scavi in Terra Santa non si fermano. Ci sono ancora tante domande a cui trovare risposta. Nel convento della Flagellazione, sede dello Studium Biblicum Francescanum a Gerusalemme, la congregazione custodisce reperti di enorme valore storiografico provenienti dalle proprie escavazioni. Per ciò che riguarda Gesù Cristo, certo non si parte con l'idea di trovare delle cose che siano testimonianze dirette della persona di Gesù Cristo, quanto piuttosto si trovano generalmente delle cose che ricostruiscono il suo ambiente. Ricostruire l'ambiente in cui visse Gesù non è un compito facile. La prima tappa della nostra ricerca è Nazareth, la sua città di origine. Qui c'era la sua casa e qui ha vissuto da bambino. Sulle strade di questo villaggio, all'epoca insignificante, Gesù è diventato un uomo. Bisogna fare un grande sforzo per retrocedere nel tempo e immaginarlo che cammina tra le poche pietre che dell'epoca sono rimaste. Infatti, non è chiaro se sono questi i posti veri o se sono solo luoghi di culto imposti nel tempo dalla tradizione. In realtà, sull'inizio della sua vita non ci sono notizie certe e tanti studiosi mettono in dubbio le testimonianze arrivate fino a noi. I Vangeli ne parlano poco e i racconti che ci sono dell'infanzia risentono fortemente della fede degli evangelisti.
A Nazareth, la Basilica dell'Annunciazione conserva i resti di quello che la tradizione ha sempre considerato la casa di Maria, il luogo dove le apparve l'angelo Gabriele, portatore di una notizia sorprendente. Gli archeologi della Congregazione Francescana hanno trovato tra i reperti un graffito in caratteri greci con la scritta Aire Maria, probabilmente del IV secolo, che verrebbe a confermare l'autenticità del luogo. La scritta più famosa, datata nel IV secolo, presenta il nome di Maria, preceduto da una abbreviazione interpretata come parte del saluto angelico. Aire vuol dire rallegrati. O Maria. Trovata sul luogo, chiaramente è una testimonianza di uno che in quel luogo ricordava Maria e ricordava il saluto dell'angelo. Sulla nascita di Gesù le notizie sono veramente scarse. Di sicuro avviene nell'ambito di una serie di circostanze anomale che la rendono molto particolare. Infatti, dal punto di vista storico, gli studiosi devono fare i conti con l'eccezionalità del suo concepimento. Giuseppe è legalmente sposato con Maria, ma non convive con lei, giacché, secondo la legge ebraica, deve aspettare almeno un anno. Nel frattempo Maria prepara il corredo e prepara un po' tutto. Il problema della nascita di Gesù qual è? Diciamolo con parole facili, che è una nascita irregolare. Irregolare perché? Perché quello che accade è francamente insolito. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe. E prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Giuseppe fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. È insolito che un uomo... È insolito che un uomo chiamato Giuseppe, dopo aver deciso di abbandonare quella che è la sua sposa legittima, Maria, faccia marcia indietro e torni a riprendersi questa, accettandola in casa come sua legale sposa. Matteo non parla dell'annunciazione a Maria, parla dell'annunciazione a Giuseppe. Non aver paura di prendere Maria, perché lei mette a disposizione di questo bambino quello che una madre mette a disposizione, cioè il suo corpo, diciamo. Ma tu pure devi mettere a disposizione del bambino la tua discendenza, cioè la tua casa, e quindi renderlo membro della famiglia di Davide a cui tu appartieni. Yosef in ebraico, il suo nome vuol dire colui che aggiunge. Allora intanto lui aggiunge la sua fede, crede a Miriam. E
poi si aggiunge come padre secondo di quella strana creatura capitata in mezzo a loro. Giuseppe accetta pertanto di sposare Maria, ma cosa lo spinge, come alcuni sostengono, ad andarsene via da Nazareth? In quella piccola Nazareth sono tutte maldicenze, è tutto un malessere per quello che nessuno capisce. Luca fa riferimento a un censimento, probabilmente quello decretato da Erode nell'anno 7 o 6 a.C. per soddisfare l'imperatore Augusto. La legge ebraica permetteva di iscriversi nella propria città di origine, che nel caso di Giuseppe era Betlemme. Il censimento è quindi l'occasione d'oro di Giuseppe per andare a Betlemme. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Però viene la seconda sorpresa. Quando Giuseppe arriva a Betlemme, non lo accoglie nessuno. Perché? Perché si ripete la stessa storia. Tu come osi accettare un'adultera? Quel che è certo è che Gesù nasce come un rifiutato. È sicuro che Gesù nacque ai tempi di Erode. Se Erode muore nell'anno 4 a.C., non si può situare la sua data di nascita oltre l'anno 7 o 6 a.C. Non esiste invece nessun indizio sul giorno della sua nascita. Non abbiamo certezza nemmeno del luogo dove è nato. Solo due dei quattro evangelisti fanno riferimento all'infanzia di Gesù, Luca e Matteo. Entrambi concordano che Gesù nacque a Betlemme, ma differiscono sul posto. Matteo parla di una casa, la casa dove abitano Giuseppe e Maria. È nato nella città di Davide, non in una grotta al freddo e al gelo, perché non così si trattavano. C'è l'ospitalità orientale, diciamo, in questo senso, ma certamente nel fondo di una casa tipo grotta, quindi un luogo più riparato, più caldo, più adatto anche per una puerpera che deve partorire. Luca invece è quello che fa nascere Gesù in una mangiatoia. Non dice dove si trova esattamente, ma questo riferimento ha fatto sì che la tradizione parlasse di una stalla o di un posto per animali. Il luogo della mangiatoia si troverebbe, secondo la tradizione, custodito nella Basilica della Natività. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto. Ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
Infine, c'è un'antica tradizione che sostiene che Gesù è nato a Nazareth e che la scelta di farlo nascere a Betlemme risponderebbe solo al bisogno di giustificare la sua discendenza davidica. In realtà, nel Vangelo di Matteo, si dice che quando i magi arrivarono in casa di Maria, e questa casa non era a Betlemme, perché a Betlemme non avevano un posto, erano a Nazareth, e Gesù è sempre stato Gesù di Nazareth. De maniera che non sappiamo esattamente la fecha. Non sappiamo né la data della nascita, né sappiamo qual è il luogo esatto dove è nato. Non sappiamo se sono andati in Egitto o no. Voglio dire, è curioso che i primi 30 anni della vita di Gesù trascorrono nel silenzio più totale e che soltanto due Vangeli, Matteo e Luca, parlino della sua infanzia e lo fanno in un modo così diverso che con tutto lo sforzo che uno può fare è difficile farli coincidere. Il nostro viaggio in Terra Santa continua, questa volta con uno scopo ben preciso. Ci siamo messi in cammino alla ricerca delle radici ebraiche di Gesù. Gesù di Nazareth è in tutto e per tutto un autentico carattere ebraico. Per gli studi della terza ricerca, la sua ebraicità è la chiave principale per accedere a lui e al suo messaggio. Se non si prende in considerazione che Gesù è un ebreo tra gli ebrei, non si può comprendere l'effetto e le ripercussioni della sua predicazione. Gesù è ebreo e tutti i Vangeli lo presentano come il Messia per Israele. Quindi tutto quello che lui ha detto e fatto nella sua coscienza era per Israele, è per Israele. Gesù è nato nel seno di una famiglia ebrea e come tale è cresciuto. A Nazareth abitano circa 300 persone, i Nazareni o Nazorei, alcuni di loro discendenti diretti della stirpe di Davide, osservatori severi dei principi religiosi. In mezzo a loro Gesù si è maturato. In questi luoghi della pianura della Galilea ha conosciuto e assimilato le profezie del popolo di Israele. La famiglia. La famiglia è il luogo fondamentale per la formazione religiosa di un ebreo. Lì si impara a pregare, lì si celebra la Pasqua, lì si impara ad amare Dio e i fratelli. In secondo luogo, la sinagoga. La sinagoga è il posto in cui la comunità, l'assemblea, si riunisce per celebrare il sabato, per ascoltare la parola di Dio e per pregare. Come tutte le famiglie ebraiche, anche la sua sembra che sia stata una famiglia numerosa. Il Vangelo di Marco parla di 4 fratelli e di almeno 2 sorelle. Sul tipo di parentela che c'era tra di loro ci sono almeno 2 interpretazioni. C'è il Vangelo di Giacomo che dice che Giuseppe aveva già dei figli da un primo matrimonio, che sarebbero almeno 4 e poi 2 figlie anche, e che quindi questi sarebbero i fratelli, fratellastri in un certo senso di Gesù. La seconda possibilità. La seconda tesi è di San Geronimo, che dice che questi fratelli di Gesù siano in realtà dei cugini di primo grado. Le due tesi sono, diciamo, plausibili. Il mondo di Gesù è quello della Palestina del primo secolo. È una zona in prevalenza giudaica e fondamentalmente rurale che comprende le regioni di Giudea, Perea e Galilea. È un momento storico di crisi. I romani dominano politicamente il territorio e esercitano un ferreo controllo attraverso la figura di Erode e della sua famiglia.
La terra di Israele è un mondo complesso, scosso da tanti dibattiti sulla legge e movimenti popolari di resistenza che cercano di contrastare la tirannia romana. Dal punto di vista religioso c'è un grande fervore. La gente comune anela l'arrivo di qualcuno che ponga fine alla loro sottomissione, il che facilita la nascita di diversi movimenti religiosi di tipo profetico. Do you know the road to Qumran? Nel 1947 sono stati scoperti all'interno di 11 grotte vicine alle rovine dell'antico insediamento di Qumran i rotoli del Mar Morto. Circa 900 documenti di grande significato storico. Alcuni di loro ancora non tradotti, che comprendono manoscritti anteriori al primo secolo avanti Cristo. Grazie a questa scoperta, si sa che gli Esseni erano un gruppo fortemente critico verso i sacerdoti del Tempio. Chiusi nella loro comunità, aspettano l'arrivo del Messia. I membri di Qumran si separarono da questa struttura del Tempio di Gerusalemme per fondare un culto non di sacrifici, ma un culto spirituale. All'École biblique di Gerusalemme abbiamo trovato uno dei massimi esperti al mondo degli Esseni di Qumran e dei rotoli del Mar Morto. Ci sono dei manoscritti che annunciano la venuta del Messia, di due Messie. Il figlio di Davide, che deve tornare secondo le profezie della Bibbia, e poi di un sacerdote che non potrà diventare re. Nel Nuovo Testamento si vede come Gesù riunisce nella sua persona le due figure. Il titolo di re dei Giudei, che è la causa della sua condanna, e al tempo stesso il titolo di gran sacerdote. Tutto ciò per me è straordinario. Poter vedere nei testi palestinesi del primo e del secondo secolo avanti Cristo le aspettative giudaiche che coincidono alla perfezione. Straordinario. Il movimento di Qumran con Giovanni Battista e con Gesù sono movimenti contemporanei. Vuol dire che in Palestina, nell'epoca di Gesù, c'era una vitalità religiosa straordinaria. In questo contesto di fervore religioso si inserisce la figura di Giovanni Battista, un profeta che ha cominciato a battezzare nella valle del Giordano, annunciando l'arrivo di qualcuno più forte di lui. Siamo arrivati nel Giordano, sul presunto luogo del battesimo. Infatti, su quale riva fu battezzato Gesù è una questione irrisolta da circa 2000 anni. Se accade sul sito israeliano nei pressi di Gerico, sulla sponda occidentale del fiume, o se invece ebbe luogo sulla riva orientale, nel sito appartenente ai territori della Giordania. Entrambi sono oggi destinazioni frequentate da credenti cristiani di tutto il mondo. Le fonti cristiane suggeriscono che il battesimo di Gesù avviene tra la fine dell'anno 27 e la primavera dell'anno 28 d.C., quando Gesù aveva tra i 33 e i 35 anni, anche se la tradizione posteriore predilige l'età di 30 anni. L'incontro con il Battista segna il vero inizio della storia di Gesù. È il primo episodio di cui possono testimoniare direttamente tutti e quattro gli evangelisti. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari».
Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. È stato chiamato il mentore di Gesù, colui che in un certo senso l'ha condotto sulla scena e poi si è ritirato. Quasi che prepara l'entrata in scena di Gesù e che egli sente, al di là delle parentele o meno che sono da dimostrare, lo sente quasi come il discepolo che arriva, che può portare sulla scena come il vero successore. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Matteo lascia intendere che Giovanni sapesse un po' chi fosse Gesù. In Marco e Luca questo testo non esiste. Poi c'è tutta la tradizione che dice che Gesù e Giovanni erano cugini. Bene, io lascerei la porta aperta, perché non vedo che ci sia concordanza tra le fonti. In ogni caso, Gesù sapeva chi era il Battista, e questo è l'importante. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Questo permette a Gesù di capire non soltanto che, va bene, è il momento in cui il Padre lo invita a cominciare quello per cui lo ha mandato, ma anche il modo con cui questo deve avvenire, far conoscere la salvezza nel perdono dei peccati. Giovanni esercitò su Gesù una particolare forza di attrazione e nella zona del Giordano resterà come suo discepolo per diversi mesi. Certamente lui ha seguito il Battista per alcuni mesi, secondo il Vangelo di Giovanni, quello che era con te, quindi lo ha seguito. Poi a un certo punto ha cominciato lui stesso a far battezzare i suoi discepoli e si è staccato in certo senso dal Battista, ma sempre però rispettandolo come l'iniziatore del movimento che lui doveva portare a termine. Lasciamo la sponda del Giordano per andare verso il lago Tiberiade. Qui, intorno al cosiddetto Mare della Galilea, Gesù inizia a predicare, attività che durerà 3 anni secondo Giovanni e solo 1 secondo gli altri evangelisti. Insieme ad un piccolo gruppo di discepoli del Battista si sistema a Cafarnao, vicino alla Via Maris, una importante strada di collegamento internazionale. Qui, almeno per un tempo, abita nella casa della suocera di Pietro. Oggi gli scavi archeologici hanno confermato l'ipotesi della tradizione che per secoli ha considerato questa la vera casa di Pietro. Negli strati di calce sono stati identificati elementi di ceramica del primo secolo. La stessa casa era esistente nel tempo di Gesù, perché si è potuto documentare una successione di pavimenti che arriva fino al primo o secondo secolo avanti Cristo. Sì.
Procediamo con la nostra indagine sull'ebraismo di Gesù per scoprire che già dall'inizio lui non è un rabbino come gli altri. La sua singolarità si manifesta per primo nella scelta dei nuovi discepoli, un gruppo eterogeneo che seleziona senza tener conto delle rigide regole della tradizione ebraica. Egli sceglie senza nessun imbarazzo di avere nel suo seguito le donne. Donne considerate spesse volte anche impure. I pubblicani anche, gente un po' disprezzata, anzi sedere a tavola. Gesù è spesso in cattiva compagnia. E questo, se vogliamo, ha giocato sfavorevolmente per Gesù, perché appunto gli si poteva dire: ma chi stai mettendo insieme? Un pubblicano che fa pagare le tasse ai pescatori, che spostano, quindi insieme ai pescatori li metti insieme, e poi Giuda. E quindi anche questo dà l'impressione di uno inefficiente politicamente. Nel lago della Galilea Gesù ha cominciato a predicare e anche a guarire. Presto la sua fama di taumaturgo si estende per tutta la regione. Nell'antichità si trovano riferimenti ad altre figure di guaritori, ma i miracoli di Gesù hanno un significato diverso. Anche in questo il suo approccio risulta singolare. La prima affermazione sui miracoli di Gesù è che Gesù fece miracoli. Questo non è sempre stato formulato così, ma oggi le fonti parlano così tanto dei miracoli di Gesù che è impossibile negarli. Perché? Perché abbiamo fino a 27 racconti di miracoli. Aggiusta i ciechi, gli storpi, i lebbrosi. Non faceva miracoli giganteschi, non ne faceva. Fermava il sole o la luna, come ha fatto Giosuè, o apriva le acque del Mar Rosso. Lui faceva dei provvedimenti, degli interventi meno giganteschi, ma più duraturi. Egli è un guaritore, indubbiamente. Nel Vangelo di Marco, il 43% del racconto della vita pubblica di Cristo sono solo guarigioni di malati. Questo è sorprendente. Cioè assume quasi su di sé la malattia. Ecco, assume su di sé il male. E in questo senso dobbiamo dire che è qualcosa che nel giudaismo è talmente scandaloso da essere impensabile. Il suo comportamento comincia a destare grande sospetto tra le autorità. Il miracolo della guarigione di un paralitico convince i maestri della legge che Gesù deve essere fermato. A Cafarnaum abbiamo un miracolo che dimostra la difficoltà di comprensione della persona di Gesù da parte dei dirigenti ebrei. Il miracolo è di una tenerezza commovente. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Cafarnaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. Vennero a lui alcuni portando un paralitico. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, gli disse: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». En este momento
In questo momento, che è il momento di massima misericordia da parte di Gesù, inizia il rifiuto totale. Blasfemia. Però come osa questo rabbino di Nazareth dire a qualcuno che Dio perdoni i suoi peccati? E che tiene il filo diretto con Dio, lui? Ma Gesù capì subito, con il suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro, e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Gesù per prima cosa dice: ti sono rimessi i peccati. Ecco, lì si potrebbe dire Gesù fa un'imprudenza, perché questo lo doveva dire alla fine forse, no? Questo scombina, se vogliamo, il successo di Gesù in Galilea, perché da questo fatto i farisei ed erodiani decidono addirittura di far morire Gesù. Gesù è consapevole del pericolo che corre. Infatti, poco tempo dopo, si ritira sulla montagna per pregare e prendere una decisione cruciale: chiamare intorno a sé il cerchio dei 12 discepoli. Un gruppo ristretto di uomini, 4 di loro pescatori della Galilea, che lasciano tutto per seguirlo. Con loro condivide l'ultima tappa della sua vita. Dato il pericolo che corre, diciamo, davanti ai capi delle classi religiose, comincia a predicare fuori dei villaggi, fuori delle città, comincia a vivere di fuori e comincia, secondo Marco 4, comincia a parlare in parabole anche. La verità è che Gesù ha capovolto la gerarchia dei valori che per secoli hanno contraddistinto la cultura ebraica. Come aveva fatto all'inizio del suo ministero nel discorso della montagna, sul monte delle Beatitudini, Gesù ribalta le aspettative e lancia un messaggio dirompente. Primato degli ultimi. Beati quelli, felici, lieti quelli che sono in fondo, che sono al fondo della vita e della scala sociale, perché a quelli appartiene il regno. Bisogna ritornare al Sinai dove Dio ha fatto suo il popolo. Allora Gesù è venuto non ad abolire la Torah, ma a insegnare come si osserva. Per cui dice: se hai qualcosa contro il fratello, mettiti d'accordo con lui, perché questa è la prima cosa da fare, questa non è andare all'altare. Non lo capiscono nemmeno i suoi parenti di Nazareth, che si mostrano infastiditi dal comportamento di questo rabbino insolito e se lo vogliono portare a casa, accusandolo di essere un fuori di testa. Perché i parenti stigmatizzano Gesù? Perché Gesù sviluppa e orienta la sua attività non secondo i criteri abituali. Il problema di Gesù è che ce n'è soltanto uno. La famiglia condivide proprio con i Nazorei questa aspettativa, insomma, che cambi la situazione, che cambi il destino di Israele. Invece quest'uomo va perdonando peccati, guarendo un cieco, perdonando una prostituta, insomma, fa tante cose ma non combina niente, si potrebbe dire, ecco. E questa è una delle obiezioni più forti che si può fare a Gesù. Ha fatto tante cose e non ha combinato niente. Però la Chiesa è venuta fuori da questo, no? E si regge su questo la Chiesa.
si regge sul perdono dei peccati e... Nessuno capisce bene chi è questo ebreo che osa contestare l'autorità religiosa e che va predicando l'amore per gli altri. Perfino il Battista sarà assalito dai dubbi e dalla prigione dove è stato incarcerato da Erode Antipa chiede ai suoi discepoli di andare a trovarlo. Giovanni sta in carcere e dubita. Perché Giovanni è un profeta. Pertanto è molto diverso dai rabbini che non dubitano. Giovanni dubita. Dubita su cosa? Che sia l'inviato, il Messia. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere di Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò tre a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» E questo è certamente un colpo grosso per Gesù. E certamente questo accompagna Gesù, direi, per tutto il suo ministero, pesantemente. I suoi discepoli gli domandano: «Sei tu quello che deve arrivare o dobbiamo aspettare qualcun altro?» Gesù, come di solito fare, non risponde direttamente, risponde attraverso quello che gli altri possono vedere o sentire. «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista. Gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Il Battista non aspettava certamente un messia politico, quindi la sua non è una delusione sul piano sociopolitico. La sua delusione sembra essere piuttosto sul fatto della efficienza del messianismo di Gesù, perché lui ha presentato Gesù nella sua predicazione come qualcuno che finalmente verrà, appunto, e metterà a posto tutto. Sempre qui, intorno al lago della Galilea, Gesù ha appreso la notizia della morte del Battista. L'annuncio di sicuro lo ha colpito. Subito dopo, il Vangelo di Marco racconta un episodio che illustra bene l'incomprensione che si è generata intorno alla sua persona. Si tratta del miracolo della moltiplicazione dei pani, riferito da tutti e quattro gli evangelisti, dell'anno 29 d.C. Oggi, sul presunto luogo del miracolo, si alza un santuario venerato da pellegrini arrivati da tutto il mondo. Questo è il luogo della memoria tradizionale. Per un certo tempo questo luogo è stato anche abbandonato perché è in un luogo difficile da raggiungere, però oggi è il luogo preferito come memoria da parte di tutti i pellegrini. Il suo vantaggio è quello di avere le memorie cristiane antiche, con il famoso mosaico che rappresenta il cesto dei pani e i due pesci presso l'altare, e la roccia sotto l'altare sopra la quale si dice che Gesù abbia posto i pani e i pesci. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano nei villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare».
Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. In questo momento la sua popolarità è enorme. Attrae moltitudini. Parla, le istruisce e insegna loro. Però prova compassione, perché la gente ha fame. Non c'è niente da mangiare e sono tantissimi, sono migliaia di persone. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Sembra quasi che Gesù abbia detto: ma facciamo qualche cosa, nel senso di che si aspetta anche il Battista, cioè qualche cosa di grosso, di visibile. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo». Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. Certo che lo volevano fare re dopo tutto questo. Chiedono di farlo re perché interpretano il segno in chiave messianico-politica. Lui però non lo interpreta così e per questo fugge sulla montagna. E probabilmente ha costituito uno dei capi di accusa che gli fanno poi di turbare il popolo in Galilea, le genti in Galilea, le masse popolari. Gesù ha trascorso gli ultimi tempi quasi in forma clandestina, rifiutando il clamore della gente. Solo quando rientra a Gerusalemme, consapevole del destino che lo attende, decise di farsi osannare come il Messia di Israele. È un ingresso trionfale e la folla lo acclama come un re. I capi dei giudei vedono nel gesto la conferma dei loro timori e si convincono della capacità di Gesù di guidare un'insurrezione contro i romani. Poco dopo, nel tempio caccia via i mercanti ribaltando furioso tavole e bancarelle. Non solo, minaccia pubblicamente di distruggere il tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Per le autorità giudaiche è una provocazione scandalosa. Bisogna immaginarsi quella festa ebraica in cui tutti quanti, da tutte le parti di Israele, salgono a celebrare la libertà sotto l'occupante, sotto la tirannia dell'occupante. Gerusalemme ribolle. La prima cosa che fa va a cacciare i mercanti dal tempio, dunque va a fare un atto di gradito al popolo. Beh, questo gesto è equivoco, si presta all'innesco di una insurrezione. Che è il templo? Cos'è il tempio? Il tempio è il segno massimo della presenza di Dio in mezzo agli uomini. Parlare di distruzione del tempio è quasi una profanazione del tempio.
Poi dice, lo ricostruirò in 3 giorni. Ma è credibile questo? Parla di un rinnovamento della presenza di Dio tra gli uomini. Però per gli altri è un pericolo. È una minaccia. È qualcosa che non si può accettare. I responsabili del tempio lo considerano troppo pericoloso e decidono di accelerare i piani contro di lui. Devono solo trovare la forma di farlo condannare alla pena capitale dal prefetto della provincia, Ponzio Pilato. La persecuzione di Gesù non venne dai romani, venne da parte dei giudei, perché vedevano che questo profeta metteva in dubbio la tradizione degli anziani. Il fatto che si sarebbe diffusa una nuova interpretazione della legge e della tradizione giudaica esasperò e provocò tanta paura tra le autorità di Gerusalemme. Che potevano fare? Non potevano uccidere Gesù. C'era lì il governatore romano e pertanto lo accusarono. La causa della morte di Gesù fu la sua dimensione politica, che è la cosa più curiosa del mondo. Poi da Caifa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». Gli ebrei non avevano la legge che si chiama Lex Gladii, vuol dire... In ebreo non ha potuto, secondo la legge romana, non ha potuto ammazzare nessuno. E gli ebrei hanno potuto dire a Ponzio Pilato: crediamo che forse questo sarà bene ammazzarlo, però questo lavoro del crocifisso era solo i romani. Le autorità giudaiche lo considerano un blasfemo, un falso profeta, una minaccia per le loro istituzioni e un pericolo per la stabilità politica, ma nessuna di queste accuse merita la pena capitale. Devono trovare un'altra ragione convincente per la legge dei romani. Gesù non ha fatto nessuna rivoluzione, non ha fatto nessuna rivolta, non ha mai attaccato nessuno, non ha nessuna colpa. Dove stanno i fatti? Non ci sono fatti. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». È stato scandalosa la sua volontà di non avere nessun potere e di non comandare nessuna insurrezione. Sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» A mio intender, Pilato non aveva nessun interesse religioso, come ovvio, per le questioni ebraiche. Che gli importa se Gesù è figlio di Dio o non è figlio di Dio? Messia invece sì, perché Messia vuol dire re. E l'unico re che esiste è Cesare. Pertanto, se c'è un ebreo che si proclama anch'egli re, questo merita la pena di morte per lesa maestà.
Pilato, che aveva ucciso centinaia di ebrei, non ebbe nessuna difficoltà ad ucciderne uno in più. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. È vero che la pena di morte la decisero i Romani e la diede Pilato. Però se l'autorità religiosa di Gerusalemme non lo avesse accusato, non so che sarebbe successo. Allora i soldati del governatore lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei», sputandogli addosso, e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo condussero via per crocifiggerlo. Questa è, a mio avviso, una delle grandi questioni della storia di Gesù di Nazareth. Come interpretare il rifiuto degli ebrei nei suoi confronti? Perché i capi ebrei non potettero accettarlo? Perché in fondo pensarono che non era l'inviato da Dio. Messia è colui che viene a chiudere la storia. Non è ancora venuto per gli ebrei. Riprendiamo ora la nostra indagine storica per provare a decifrare l'aspetto più nascosto di Gesù di Nazareth, quello dell'essere umano. In quanto persona che ha vissuto un frammento della storia, ha condiviso con gli uomini le condizioni proprie dell'esistenza: errori, sentimenti, bisogni, paure, cambiamenti. Tuttavia, non è facile trovare la giusta dimensione della sua umanità. L'educazione nostra è stata qualche volta deformata dal fatto che abbiamo pensato all'umanità di Gesù come un'umanità già divina e quindi una finta umanità. E no, questo non è vero. Gesù è un uomo come noi, esattamente come noi. Non nasce nella gloria di Dio, quindi ha avuto tutte le reazioni umane, le oscurità, le tentazioni. Ha pianto, ha avuto le amicizie frustrate, è stato tradito, è stato negato. Gesù è Gesù umano, che era il figlio di Dio, certamente. Questo non è che è diventato figlio di Dio a metà strada, però questa coscienza cresce con lui, una coscienza umana. Se la sua è una coscienza umana che cresce, anche Gesù scopre il suo destino mentre percorre la propria strada. Anche lui è un uomo pronto a cambiare. Nella regione di Fenicia, un territorio pagano al nord del paese, abbiamo notizia di un unico miracolo operato da Gesù, quello della donna sirofenicia. Un episodio che dimostra che nella vita di Gesù non tutto è già deciso dall'inizio. Una figura che appartiene all'orizzonte umano deve anche lui imparare, deve avere delle sensibilità. Nel caso della donna sirofenicia, all'improvviso squarcia l'orizzonte, fa dichiarazioni che sono oltre. Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i discepoli gli si accostarono implorando: «Esaudiscila, vedi come ci grida dietro». Ma egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». È un testo molto interessante perché Gesù prima si trattiene, ma poi accetta. Mostra come il Vangelo non sia automatico, non sia meccanico. Non è che gli episodi si raccontano perché sì. Ma quella venne e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». «È vero, signore», disse la donna, «ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Gesù è colpito da questo, si è colpito al cuore, dicendo: «Ma questa è una fede più grande di quella che ho trovato in Israele». E quindi lì c'è una svolta in Gesù, c'è la coscienza che il suo messianismo è aperto anche ai pagani, deve raggiungere anche i pagani. È la sua umanità che gli fa capire che il suo messianismo deve essere universale. L'episodio descrive Gesù come un uomo profondamente sensibile, in stretto contatto con quelli che incontra. Uno che ascolta, che si avvicina alle persone e alle cose con affetto e umanità, con simpatia e amicizia. I sentimenti sono un po' tutta la gamma, io direi, perché sente molto, per esempio, l'amicizia. C'è il tema anche dell'amore per la natura. E poi c'è anche forte il sentimento dell'amore per la sua matrice, direi la sua terra, il suo paese, paese come uomo. E poi c'è anche, se volete, come sentimento anche quello della delicatezza. Ecco, questo aspetto anche di umanità, di sensibilità. Gesù ormai si trova verso la conclusione del suo ministero. Poco dopo il miracolo della donna sirofenice, sempre al nord del paese, nella regione di Cesarea di Filippo, accade un episodio di grande rilevanza che spinge Gesù ad accettare il suo destino di uomo: l'annuncio della passione. Io favorisco molto l'idea che la consapevolezza della passione si sia fatta strada nella coscienza di Gesù gradualmente, diciamo, no? Non così tutto di un colpo, perché, come dice von Balthasar, se si toglie a Gesù la libertà umana, diciamo, di guadagnare metro per metro la sua esistenza, gli si toglie l'essere umano, in fondo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli». Per i discepoli è molto difficile comprendere la portata della parola Messia. Quando Gesù spiega loro che Messia per lui indica un impegno fino alla fine, che passa per la morte, allora restano scioccati, non sanno cosa fare. Da allora Gesù cominciò a spiegare che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
io avverto una questione che Gesù si fa a se stesso, cioè ma io che cosa sto facendo? Come mai sono venuto nel popolo messianico che mi aspetta da secoli e poi nessuno mi riconosce per quello che sto facendo? La risposta viene 8 giorni dopo. Gesù si portò su un alto monte, si mette a pregare e lì avviene la trasfigurazione. Cioè il Padre risponde alla questione: che cosa ti dico io che tu sei? E il Padre lo fa ripetendo esattamente le parole del battesimo. Questo è il Figlio mio diretto, lo presenta anche ai suoi discepoli, ascoltatelo. Dopo l'evento della trasfigurazione, Gesù capisce che deve portare fino in fondo la sua missione. Sa che la sua morte è sempre più vicina e conosce la sorte che lo attende. Ma accetta il suo destino. Torna a Gerusalemme e davanti alla sua città, la città che uccide i suoi profeti, Gesù si commuove e piange. C'è tutta una spinta molto forte in questa salita verso Gerusalemme, però è una marcia tormentata in un certo senso, perché Gesù realizza e sente come uomo che questo è una delusione per tutto quello che il suo popolo si aspetta. E umanamente c'è una sofferenza reale. Io credo che Gesù senta questa delusione, che lui, che è colui che deve venire, a che fare? A morire sulla croce. Di affrontare la prova finale, Gesù vuole salutare i suoi discepoli e organizza meticolosamente quella che sarà l'ultima cena. Il banchetto si celebra in una casa di Gerusalemme, nel quartiere erodiano, proprietà di una persona conosciuta da Gesù, dove c'era una sala grande e spaziosa che ha ricevuto il nome di Cenacolo. Non sono stati scoperti resti che dimostrino l'autenticità del posto. Una cosa posso dire, la tradizione che questo ha preso posto in questo che si chiama oggi il Cenacolo non è possibile, perché è crociato. Si deve ricordare che i crociati, per fare aumentare i luoghi santi nel paese, per incoraggiare forse migrazione cristiana in paese, hanno aggiunto più luoghi santi. Hanno cambiato totalmente la mappa del paese. I 3 Vangeli sinottici coincidono nel collocare l'ultima cena di Gesù in una cornice pasquale. Con ogni probabilità si svolse la sera del giovedì 6 aprile dell'anno 30 d.C. I commensali erano 13 uomini, ma non si può scartare l'ipotesi che ci fossero anche alcune donne. A quell'epoca non esistevano i tavoli come li conosciamo noi, per cui non mangiarono seduti, ma distesi e senza piatti individuali. Il calice per bere era invece personale. In questa epoca hanno mangiato in una maniera come in triclinio romano, vuol dire c'erano 3 letti, hanno mangiato così, sì, non so come si può, però questa è la maniera come hanno mangiato. Mm.
Venuta la sera, si mise a mensa con i 12. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». Judas è un personaggio che Giuda rappresenta il discepolo non risolto. Il discipulato non risolto. L'errore di Giuda è aver giudicato Gesù. Aver pensato che Gesù non abbia preso le decisioni giuste, che abbia disatteso aspettative del popolo, che Gesù abbia preferito l'umiliazione all'orgoglio di essere ebreo e imporsi in quanto tale, e che pertanto ha fallito. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati». Siamo nel momento del testamento. Deve lasciare qualcosa. Gesù non utilizza il calice che ognuno tiene per sé. È il suo calice da cui bevono tutti. È un calice comune. Qui sorge il concetto di una nuova alleanza. L'unico accordo è: fate questo in memoria di me. Chiede solo che quello che lui ha fatto venga rifatto da loro. Che lo ripetano, che lo facciano ancora. Durante l'ultima cena, Gesù compie un gesto inconsueto e si alza da tavola per lavare i piedi dei suoi discepoli. Pietro inizialmente si rifiuta, ma il maestro lo rimprovera e continua a lavare i suoi piedi. Il presidente di un banchetto come questo non si alzerebbe mai. Per favore. Dunque, se si alza in questo momento e fa quello che farebbe un servo, è perché vuole sottolineare che lui lo ha fatto come parabola di servizio. Se io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. È un segno che ci dice a che serve l'Eucaristia, cioè questo dono della vita, perché? È una vita per servire i fratelli, per dare la vita ai fratelli. Dopo la cena, Gesù si dirige con 3 dei suoi discepoli verso il giardino dei Getsemani perché desidera pregare. Sicuramente deve essere sceso per gli antichi gradini della Scala Santa, che oggi si trova accanto alla chiesa del Gallicanto. È un luogo che conoscono bene, sulla strada che si addentra sul Monte degli Ulivi e conduce a Betania. Nel Getsemani, Gesù sperimenta uno dei momenti più drammatici della sua esistenza. Sul giardino si trovano ancora gli stessi ulivi millenari che accolsero la sua preghiera. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte,
restate qui e vegliate con me. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Nella Getsemani sente fortemente la paura della morte. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, che nel linguaggio nostro vuol dire ho paura di morire. E alla fine anche il silenzio di Dio, Dio che non gli risponde. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Lui cerca di differire. Vuole vivere ancora nel pieno della sua vita, della sua potenza, della sua capacità. Chiede di poter vivere ancora e però dice: la tua non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici. E subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Gesù passa la notte incarcerato, probabilmente nel posto dove oggi si alza la chiesa di San Pietro in Gallicanto. Lo stesso posto dove Pietro lo ha rinnegato prima del canto del gallo. Gesù è solo, abbandonato e tradito dai suoi amici più intimi. È la notte del venerdì 7 aprile dell'anno 30 d.C. Il giorno dopo viene condannato a morte per crocifissione. Sull'ubicazione del pretorio, il posto dove Gesù è condannato e da dove parte portando la croce, esistono tre posizioni molto diverse. Quella più diffusa, appartenente alla tradizione crociata, sostiene che Gesù è condannato nella Torre Antonia, la fortezza di fronte alla chiesa della Flagellazione, e da qui è partito portando la croce lungo la famosa Via Crucis. Non è possibile difendere questa ipotesi con certezza. La seconda tesi vuole che Gesù sia partito dal palazzo di Erode, la residenza dove normalmente alloggiava Pilato quando si trovava a Gerusalemme. Qui ha fatto arrivare Gesù e qui lo ha condannato. L'ultima ipotesi parla di un terzo luogo venerato come il pretorio dai primi cristiani, dove era stata costruita la chiesa di Santa Sofia, oggi sparita. Non sono stati reperiti resti archeologici, ma si pensa che si trovava nello stesso posto dove oggi si alza il museo di Wall. Thank you.
Da uno di questi tre posti, Gesù è partito prima di mezzogiorno verso il Golgota. Secondo la tradizione, porta la croce sulle spalle, ma a quell'epoca i condannati portavano solo il patibulum, che sarebbe la traversa orizzontale e non la croce intera. Il palo verticale era fissato a terra e utilizzato per tutte le esecuzioni. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Dove lo crocifissero, insieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Verrà scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Le fonti storiche concordano che Gesù è salito sul Golgota, dove oggi si alza la chiesa del Santo Sepolcro, il luogo della crocifissione e della sepoltura di Gesù. La gran parte degli archeologi conferma l'autenticità del posto. I pittori raffigurano il Calvario in molti modi differenti. Ma la principale modo di raffigurare è quello di creare una specie di montagnola. L'archeologia ci mostra che non è questa la vera ricostruzione sulla quale dobbiamo basarci. Dobbiamo immaginarci una grande area infossata con delle pareti quasi verticali all'intorno e delle parti più o meno scavate. Sappiamo che tutta l'area del Santo Sepolcro era una cava di pietre. E questo è molto tipico dove i romani hanno ammazzato gente, molto molto tipico. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo «Tu che distruggi il tempo e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». L'Eucaristia Gesù la consuma sulla croce. Il corpo e il sangue è messo sulla croce. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce «Eli, Eli, lema, sabachthani», che significa «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Non si capisce il senso di queste parole se si dimentica che si tratta del Salmo 22. Pertanto non è un lamento, è una preghiera. Certo che la croce è questo apparente abbandono di Dio. Gesù sperimenta la solitudine, però non la sperimenta al margine della preghiera. Dunque è una solitudine che non è disperazione. È solitudine reale e profonda, però accompagnata dall'invocazione.
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Nel Vangelo di Marco e di Matteo, la morte di Cristo è una brutta morte. Lanciato un forte urlo, spirò. Quindi questo aspetto, direi, della umanità, della paura, della solitudine degli amici che lo abbandonano e anche del silenzio del padre è una componente della sua umanità. Sono circa le 3 del pomeriggio del 7 aprile dell'anno 30 d.C. Gesù ha circa 36 o 37 anni. Niente di umano gli è stato risparmiato. Nelle ultime ore della sua vita anche lui ha conosciuto la sofferenza, il dolore, la solitudine, la morte. Ma perché il Figlio di Dio ha dovuto morire così? Perché è la verifica che Dio entra veramente nella storia umana per salvarci. Che Dio si incarna, che c'è un Dio che è entrato e che entra e opera nella storia. Dopo la morte, la legge ebraica imponeva che il cadavere fosse sepolto lo stesso giorno. Del suo corpo si prende cura Giuseppe d'Arimatea, un amico di Gesù che ha chiesto a Pilato il permesso per dargli sepoltura. Non c'è tempo per lavare il corpo, lo toglie dalla croce e lo porta in un sepolcro là vicino. Lo stesso Giuseppe d'Arimatea si preoccupa di far rotolare la grande pietra che chiude l'ingresso. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta. Allora si rivolse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Se Cristo ha vissuto dopo la morte, il sepolcro deve essere per forza vuoto. Oppure, dato che Gesù Cristo è risuscitato, il sepolcro è vuoto. La resurrezione nessuno la vide. Però ne conosciamo gli effetti, che sono le apparizioni. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Dietro di lei sentì una voce che disse: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Sono le prime in assoluto che dimostrano la resurrezione, che l'attestano. Ora, se questo dato fosse stato inventato dalla comunità, sarebbe stato un assurdo, perché le donne non erano soggetto giuridico, quindi non vale niente la loro testimonianza per un eventuale, per il mondo giudaico di allora. Il passo
Il passaggio dalla morte alla resurrezione è legato alle donne. Questa è una delle novità di Gesù. I profeti non avevano una continuità o un discepolato femminile. Invece Gesù sì. Nessuna fonte storica parla direttamente della resurrezione di Gesù. I testi fanno riferimento solo al sepolcro vuoto e alle apparizioni posteriori. Bisogna tuttavia misurare l'impatto storico di un fatto che come tale non si può verificare, ma che costituisce l'affermazione più straordinaria della persona Gesù di Nazaret. L'evento che fonda la Chiesa cattolica. La storia, lo che può e deve fare. Quello che la storia può e deve fare e chiedersi sulla veridicità e il peso di quei testimoni che affermano di aver visto Gesù e di avergli parlato e di essere stati davanti a lui. Di storico che cosa c'è? C'è tutta una comunità di uomini e di donne che hanno cambiato vita alla luce della risurrezione. Senza la risurrezione non ci sarebbe nessuna chiesa, non ci sarebbe il cristianesimo. Quindi la verifica storica della risurrezione è l'esistenza delle chiese. Gesù è stato un uomo, sì, ma è stato qualcosa di più di un uomo. L'unico che è morto ed è risuscitato, l'unico che ha dichiarato di essere l'incarnazione di Dio e in che in tanti hanno creduto. Il mistero della sua figura continua ad affascinare ancora oggi milioni di uomini. Sono tutte cose che alla fine ci fanno capire che io capisco bene gli ebrei e i musulmani che dicono non è possibile, l'incarnazione è un'impietà, diciamo, dire che Dio si riduca a un uomo, a una carne umana. E questo invece è proprio il messianismo di Gesù. Quindi che noi siamo presi per pazzi, non c'è da stupirsi. Come ha fatto a sbancare tutti i culti precedenti? Beh, nessun culto precedente si era rivolto alla creatura suscitandole amore e chiedendole amore. Ecco, l'amore è l'unica energia che non si disperde. Finisce da qualche parte per essere raccolta, per far venire voglia di imitazione. Alla fine poi, insomma, tutta l'esperienza del cristiano nel corso del tempo è un'esperienza di imitazione. Andiamo verso un compimento di umanità, cioè andiamo verso un senso, ecco, la vita umana ha un senso e il senso di una cosa è data dalla sua fine, dall'ultima pagina, dall'ultimo compimento. Per questo poi la sua notizia è una notizia sospesa. Il cristianesimo aspetta la sua venuta. Thank you.
no? Questa sta massa con gli onniti, ai ai ai.